la necessità di dare... Rivendicano una riforma fiscale più equa, l'estensione del bonus di 80 euro ai pensionati, la tutela del potere di acquisto delle pensioni senza bloccare più la rivalutazione e modificando il sistema di indicizzazione, ma anche più investimenti per far ripartire il paese e dare lavoro ai giovani. Sono le richieste che i pensionati toscani rivolgono al Parlamento. Venerdì 12 settembre, in modo unitario, SPI-CGIL, FNP CISL e WILP UIL della Toscana hanno invitato a Firenze i parlamentari toscani per confrontarsi su proposte e progetti. Abbiamo bisogno di ricostruire un rapporto con i nostri riferimenti, con i riferimenti in politica, e quindi cosa meglio di una chiacchierata con loro per discutere di quelli che sono i problemi dei pensionati della Toscana e le nostre richieste e cercare di costruire un percorso di lavoro comune, tentando di avere il loro supporto a fronte ovviamente del rispetto del proprio ruolo, ma della condivisione di obiettivi. SPI, FNP e WILP insieme rappresentano 500.000 persone in Toscana, il 40% di tutti i pensionati della regione. I sindacati sono pronti alla mobilitazione se la loro voce rimarrà ancora inascoltata. Chiediamo una risposta per redditi che sono fra i più bassi nel nostro paese. L'Italia è il paese dove i pensionati hanno una pressione fiscale maggiore a quella dei lavoratori dipendenti ed è l'unico paese fra quelli europei con i quali ci misuriamo. I redditi medi dei pensionati sono di poco al di sopra dei 1.000 euro e quasi il 50% dei pensionati ha un reddito al di sotto dei 1.000 euro. Chiediamo che il bonus degli 80 euro sia riconosciuto anche ai pensionati, chiediamo che si trovi un sistema per garantire la perequazione delle pensioni e chiediamo una riforma fiscale che crei più equità e di redistribuzione. Queste tra l'altro sono le cose che abbiamo chiesto sia nelle nostre cartoline che a livello unitario abbiamo mandato al Presidente del Consiglio e sono i temi della nostra piattaforma unitaria. La nostra piattaforma, presentata ormai da parecchio tempo, trova poco sbocco rispetto alle decisioni che vengono prese a livello legislativo da parte del Governo. Per cui l'idea di discutere un po' con i parlamentari toscani che ci rappresentano, per secondo noi, può essere un modo per cercare di portare a casa qualche cosa che all'interno della piattaforma noi riteniamo importante, non solo per noi ma anche per il Paese. Secondo Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, questi temi andranno affrontati all'interno della prossima legge di stabilità. Accelerare il taglio a tutti gli sprechi che ci sono per recuperare denaro fresco per investire esattamente su questo. E penso anche che noi dobbiamo fare un ragionamento serio, equilibrato, non punitivo verso nessuno, ma io penso che chi più ha avuto in questi anni possiamo anche permettere di dire che deve contribuire a questo riconoscimento. Penso quindi che si debba intervenire con un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. Poi c'è un problema anche sui redditi più alti.